Ve lo dice uno che tra ieri e oggi vi ha detto che la Juventus le armi per vincere questa partita ce l'aveva, eh? E lo confermo anche adesso. Io ve lo confermo anche adesso. La Juventus le armi per vincere questa partita ce le aveva. Ce le aveva. Questo è un punto guadagnato. Questo è un punto che noi aggiungiamo alla nostra classifica guadagnato. Sono due punti che non aggiungiamo comunque nella rincorsa a quelle davanti, che hanno quel qualcosa in più. Però se quelle che hanno quel qualcosa in più sono Inter, Napoli e Milan, l'Atalanta non ti può dominare in questo modo. Qualcuno dirà, non ti ha dominato sul numero di occasioni, ti ha dominato sul peso specifico delle occasioni. Sul peso specifico delle occasioni. Perché l'occasione di Muriel è colossale, l'occasione di Zappacosta è colossale, l'occasione di Kop Meiners è colossale. Tu oggi hai tirato in porta una volta perché a un certo punto, anzi due, a un certo punto Ken si gira dai 75 metri, tira in porta, centrale, e un'altra volta lancia la palla lunga, arriva a Chiesa e non fa gol. Queste sono state le tue occasioni da gol colossali oggi. Basta, c'è stop, non c'è altro. Io adesso una domanda la voglio fare, però io pretendo una risposta. Una risposta che sia diversa da lei, però erano squadre diverse, ci sono gli avversari. Basta? Abbiamo deciso che non si pressa più? Abbiamo deciso che non si fa più il pressing alto? Con Lecce, con l'Atalanta, basta? Cioè dopo la sconfitta di Reggio Emilia, cavolo, abbiamo perso una volta, basta, tutto accantonato? Era la mia più grande paura. Quest'estate non pensavo al primo di ottobre arrivare già a parlare di questa roba qui, eppure ci siamo, eppure ci siamo. Abbiamo abbandonato quelle che sono le nostre armi, quelli che sono i nostri punti di forza, quelle che erano le modifiche, le novità rispetto all'anno scorso, le abbiamo già messe da parte. Perché non c'era Vlahovic con Lecce, non c'era Vlahovic con l'Atalanta? Si può pressare solo con Vlahovic, si può andare in attacco solo con Vlahovic, a difendere in avanti solo con Vlahovic, a giocare il calcio moderno, parole di Chiesa, solo con Vlahovic? Senza Vlahovic non le puoi fare? Se Vlahovic ha mal di schiena, squalificato, ha un crampo, non puoi andare avanti? Perché ragazzi, oggi è preoccupante la partita di oggi, La partita di oggi con l'Atalanta è preoccupante, Poi al di là del manca Vlahovic, manca Milik, loro mancano Scamacca e Touré. Però non mi pare che loro abbiano detto, vabbè, mi manca Scamacca e Touré, quindi non faccio la partita che so fare. Atalanta ha fatto la partita che sa fare. E se oggi questa partita non l'hai persa, non mi piace usare la parola miracolo perché non è vero, perché l'Atalanta non ha bombardato la Juventus, ma ha avuto 3, 4, forse 5 occasioni con un peso specifico molto alto. E tu, tu li a guardare. E loro sono l'Atalanta e tu sei la Juventus, Cioè, perché questo discorso deve rimanere lì attaccato. Cioè, io non posso pensare che nella settimana in cui le altre vanno a giocare la Champions, il Milan gioca mercoledì 4 ottobre alle ore 21 a Dortmund con il Borussia Dortmund, dopo aver già giocato a San Siro e aver fatto 0-0 contro il Newcastle. Io non posso pensare che la Juventus, che l'anno scorso si è qualificata con merito alla Champions League, è arrivata al terzo posto in Serie A pari punti con l'Inter, finalista di Champions, non possa essere arrabbiata del fatto che il Milan mercoledì mi vada a giocare col Borussia Dortmund. E dato che tu quest'anno la Champions non ce l'hai perché te l'hanno tolta, tutte queste partite qua, tutti questi scontri diretti qua, a differenza dell'anno scorso dove magari lo scontro diretto, ma sì dai il pareggino, ma sì dai quella, tu queste partite qua te le devi mangiare. Tu queste partite qua te le devi mangiare, devi dimostrarmi che il fatto che sei rimasto fuori dalla Champions ti fa arrabbiare. Cavolo, è arrabbiato il tifoso, non è arrabbiato il calciatore? Cioè il calciatore della Juventus non è arrabbiato di rimanere fuori dalla Champions League, è contento, è felice? Il calciatore della Juventus è arrabbiato il tifoso o il calciatore è contento? È contento l'allenatore della Juventus? Perché se noi abbiamo una sola partita a settimana a preparare, salvo questa settimana che c'era il turno infrasettimanale, ma tutte le altre c'è la settimana a prepararle, e allora è un vantaggio una settimana di tempo. Quest'anno, questa settimana non ce l'hai avute, ma quest'anno ce l'hai, e questa qui la prova che offri, la prestazione che offri. Perché poi è facile, magari prendi gol, poi dopo prendi gol, magari fa l'errore Gatti nel finale, se con Meiners non attira le stelle, ma fa gol, perché Gatti perde quel pallone su Bakker, alla fine sai qual è la narrazione? Ma Gatti nel finale ha sbagliato, la Juventus ha fatto
90 minuti di palla, di pallone, di partita, 90 minuti dietro la linea del pallone, 90 minuti nella sua metà campo, 90 minuti con un baricentro intorno ai 40, 45, 35, comunque l'intorno, tra 45 e 35 quando non aveva la palla lei, sempre lì, uscirci, mai, c'ha la palla Scalvini, c'ha la palla Jim City, c'ha la palla Toloi, non li presso, c'ha la palla Ruggeri, c'ha la palla Zappacosta, non li presso, c'ha la palla Ederson, c'ha la palla Comeiners, non li presso, c'ha la palla De Ketelaere, c'ha la palla Muriel, c'ha la palla Lookman, c'ha la palla, quello che vuoi, la giocano loro. Oh, ma ragazzi, mamma, c'è una cosa avevamo visto di bello, di positivo, di diverso dall'anno scorso, questa roba qui, che andavamo a prenderla, che andavamo a pressarli, fine, stop, finita la benzina, abbiamo giocato troppe partite, era la settima di campionato e già quella con Lecce non l'avevamo fatto, facciamo le prime cinque, che poi sono il primo tempo, con l'Udinese, un po' così col Bologna, un po' così con l'Empoli e bene con la Lazio. Su sette partite cosa l'avremmo fatto? Tre? Totalità di tre? 270 minuti sta roba, poi basta? Poi l'abbiamo messa da via? L'abbiamo messa da capo? Io non sono contento di questa partita, Io non sono per niente soddisfatto. E sarebbe stata la stessa analisi anche con una sconfitta. Cioè non ci guardo neanche al risultato in questa partita. Perché è una partita nella quale tu non sei nemmeno andato nella condizione di poter far male all'Atalanta. Tu sei andato a Bergamo oggi per dire, ma sai che il pareggino alla fine... non è male? Oh, tu hai una competizione solo quest'anno, la Juventus ha la Serie A, basta, hai la Serie A e basta. Ma cos'è sta roba qui? Ma cos'è sta roba qui? Al di là del fatto che non mi porti a casa la vittoria, ma cos'è sta prestazione? Ma cos'è sta prestazione qui? Con gli altri, il Milan, che è in Champions League e dovevi esserci te, ci gioca mercoledì con il Borussia Dortmund e te non te ne frega niente? Calciatore, allenatore della Juventus? Abbiamo sbagliato tutto, signori? Mi ha sbagliato tutto. Rimettiamoci nella testa che vanno riprogrammate le priorità se giochi e alleni la Juventus e hai una sola competizione a settimana, che è questa qui, che è la Serie A, e tu vai a Bergamo contro una squadra che non è né l'Inter, né il Milan, né il Napoli, che sono le tre più forti della Juve per quello che è l'opinione del tifoso, quello che è l'opinione della natura, quello che è l'opinione di tutti. Fai questa roba qui con l'Atalanta che oggi merita la vittoria? Solo perché non becca in porta? Perché per fortuna Szczęsny su quella parata su Muriel poi gli rimbalza sulla schiena e va fuori. Perché voglio vedere se la punizione di Muriel rimbalza sulla schiena di Szczęsny dopo la parata di Szczęsny va dentro. Cosa diciamo? Colpa di Szczęsny. Se Kopenhauer fa gol su Bakker è colpa di Gatti. Non è mai colpa della Juventus che sta 90 minuti, 90 minuti a difendere nella metà campo con passività. Sempre passiva. E non mi venite a dire mancava Vlahovic, non mi venite a dire mi mancava Milik. Allora mancavano Touré e Scamacca. Non mi venite a dire mi mancava questo e quell'altro. Abbiamo fatto ridere oggi, abbiamo fatto ridere. Non siamo neanche mai andati vicini a fare gol. Siamo mai andati vicini a essere pericolosi. E adesso abbiamo una settimana, sette giorni di niente. Di niente, ad aspettare il derby. Dove ci sarà una pausa nazionale di due settimane, di nulla cosmico. Boh, io non posso essere soddisfatto della prestazione, non posso essere soddisfatto del risultato, non posso essere soddisfatto di niente. Io oggi non salvo niente. Non mi venite a dire, però non hai preso gol. Sì, ma l'Atalanta se lo meritava oggi il gol. Come facciamo? Come facciamo? Perché loro lì ci sono arrivati, 3, 4, 5 occasioni da gol te le hanno fatte. E tu muto, tu zitto. E questo non è l'approccio che deve portare la Juventus in generale. A maggior ragione non può essere l'approccio che porta la Juventus in un anno senza coppe e al terzo anno di guida tecnica. Perché se questa è la prestazione, allora io mi chiedo, ma in cosa siamo migliorati dalla prima partita dell'Allegribis? Da Udinese Juventus 2-2, in cosa siamo migliorati se questa è la partita, se questa è la prestazione? Perché cavolo è proprio la parola giusta. Cavolo è la parola giusta. Oggi si è stati nulli. E quando abbiamo la palla tra i piedi noi, io non posso vedere i giocatori della Juventus che ballano alla Macarena e ballano a Serie E. Abbiamo la palla, partiamo da dietro, siamo sempre lì così, perché non sappiamo che cosa fare. Mai con la palla tra i piedi, non sappiamo mai che cosa fare. Mai. Io non sono soddisfatto, poi magari qualcuno sarà soddisfatto, contento di quelli che erano pessimisti, oggi la perdiamo a Bergamo. Io oggi non sono né soddisfatto né contento, io sono arrabbiato, io sono infuriato
perché oggi era una partita da vincere, perché quest'anno bisogna dare il giro di chiave, se no siamo sempre lì fermi, immobili, non cambiando un millimetro. E ribadisco, calciatori, allenatore, non venitemi a fare la guerra, tu i calciatori, tu l'allenatore, calciatori, allenatore, questa non è roba da Juventus.